È stato molto stimolante cercare di raccontare i primi anni della storia dell'azienda in 60 secondi, esattamente come con l'Espresso abbiamo voluto raccontare al mondo in modo espresso la nostra avventura, le nostre origini. Per raccontare questo viaggio straordinario abbiamo cercato un interprete importante, un regista che nella sua cifra stilistica ha proprio il racconto fantastico, e così abbiamo lavorato con Jean-Pierre Jeunet, creatore di film indimenticabili, di mondi fantastici come degli nel favoloso mondo di Amélie. Per raccontare questa storia abbiamo bisogno di un interprete e un narratore d'eccezione. Abbiamo scelto Sergio Cartellito per il suo talento, per la sua sensibilità, per la sua ironia e ovviamente per il fatto di poter interpretare in modo affascinante questo racconto, di poterlo tramandare, di poterlo proprio sentire essendo lui autenticamente italiano.